libro si intitola L'Andrangheta come alibi. È un libro di contronarrazione, perché in questi anni c'è stato o un tentativo di raccontarci da parte degli altri, oppure di autori calabresi che si sono uniformati al pensiero unico che vige sulla Calabria. Noi raccontiamo una Calabria diversa, raccontiamo come l'Andrangheta si è affermata nei nostri territori e le gravi responsabilità dello Stato. Parlo dello Stato per come storicamente si è, voglio dire, manifestato qua da noi, e che è anche responsabile della presenza andranghetista, responsabile del degrado, responsabile delle grave disfunzioni che ci sono. Abbiamo fatto un lungo percorso, partendo dalla Repubblica Rossa di Caulonia, che è stato un fatto storico avvenuto nel 1945. I contadini, diciamo, eccetera, hanno proclamato la Repubblica. Un tentativo utopico, ingenuo, ma generoso, che poi è stata repressa. Partiamo da lì per arrivare ai giorni nostri, per arrivare a Riace. Qua lo Stato in fondo dice di lottare all'Andrangheta, ma l'Andrangheta si forma anche negli ospedali che non funzionano, anche negli uffici che non danno risposta, anche nella magistratura che non garantisce la giustizia. Noi abbiamo il più alto numero in assoluto di innocenti arrestati, perché poi vengono indennizzate dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Questo modo di trasmettere la Calabria, di proiettare la Calabria, questo presentare la Calabria ad una sola dimensione, ha fatto comodo a tutti, ha fatto comodo ai politici, ha fatto comodo ad un'imprenditoria ammalata e ha fatto comodo all'Andrangheta. Io recupero nel mio libro una parte della sentenza emessa dal Tribunale di Locri che dice l'Andrangheta non è antistato, l'Andrangheta è Stato. L'Andrangheta non vorrebbe cambiare la natura dello Stato, all'Andrangheta va bene questo Stato. Se non vi sarà una presa di coscienza che il problema calabrese e meridionale è un problema nazionale ed europeo, non si esce da questa situazione. Non solo non nascono i bambini, ma ogni giorno partono i giovani. Le proiezioni ci dicono che noi da qui al 2050 perderemo 500.000 persone. Se perderemo 500.000 persone, la Calabria sarà un'espressione geografica. Noi abbiamo bisogno che la questione meridionale, la questione calabrese, che nella questione meridionale è il punto più grave, venga affrontata dai calabresi innanzitutto, che debbono così recuperare il loro spirito anche ribelle, la loro fierezza, no? E battersi anche sapendo di essere sconfitti, ma questo non è secondario. La gente ha paura di schierarsi e di combattere, anche se molte lo fanno, e pagano contro l'Andrangheta, e pagano. Una Calabria ridotta a riserva della malavita non serve a nessuno. Io vedo così l'Italia che cambia, io vedo una grande eredità che ci è stata data e che è stata sintetizzata nella Costituzione Repubblicana. L'Italia che cambia è l'Italia che non si divide più su temi effimeri. Non si può parlare di legalità sfregiando la Costituzione. È una contraddizione in termini. Vi sarà un'Italia che dà la possibilità ai più bravi di andare più avanti, ma che non lascia nessuno indietro. Questa è l'Italia che io vedo e che deve cambiare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia